Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Quarantena, oggi 20 maggio 2021, per il consueto appuntamento con la rubrica Mondo in Transizione, curata dal sottoscritto Fabio Marcelli, dirigente di ricerca dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR. La scena internazionale di questi giorni è dominata da una serie di eventi abbastanza sconcertanti e deprimenti relativi ad alcune situazioni che si registrano su scala internazionale. Ovviamente in primo piano ancora una volta la Palestina, ma anche altre situazioni come la Colombia, il Sahara occidentale ed altre. A mo' di premessa diciamo che la situazione è contrassegnata da una costante svalutazione del valore della vita umana, che vale sempre meno agli occhi coloro che male reggono le sorti di questo pianeta. Questo fenomeno di svalutazione della vita umana è legato ad alcuni fenomeni di carattere generale, anche alla stessa pandemia Covid, se pensiamo che ormai sono ben oltre i 3 milioni le vittime che si sono registrate in tutto il mondo a partire dall'inizio della pandemia, che come sapete ha cominciato a imperversare su scala internazionale da ormai oltre 17 mesi più o meno, insomma, prendendo più o meno l'inizio del 2020 come data appunto di avvio della pandemia. Quindi la pandemia, che come sappiamo non è un fenomeno casuale né tra virgolette naturale, ma è legato a precise responsabilità umane, sia sul piano della gestione dell'ambiente in senso lato, sia sul piano della gestione dei servizi sanitari, della stessa gestione del contagio, come essa si è realizzata in questo anno ormai è quasi mezzo del fenomeno. Questo dico, quella pandemia svaluta la vita umana vale sempre di meno e questo si ripercuote anche su scenari specifici. Il primo scenario del quale parleremo è quello della Palestina. Sappiamo che quanto sta avvenendo in questi giorni in Palestina, in Israele, a Gaza soprattutto, è il risultato di una situazione che si sta incancrenendo ormai da vari decenni. Diciamo anche che l'evento fondamentale da cui prendere le mosse per capire come si è arrivati a questo punto è l'occupazione illegittima da parte di Israele dei territori palestinesi. E periodicamente ci sono delle esplosioni appunto di questa situazione di tensione che si viene via via accumulando. Ma per capire bene le cose, per non limitarsi a una lettura superficiale, estemporanea dei fenomeni, occorre risalire alle cause storiche. La causa storica di tutto ciò è l'occupazione dei territori palestinesi, che come sappiamo risale alla cosiddetta guerra dei 6 giorni del 1967. Stavo leggendo proprio ieri un libro molto interessante, uscito ormai parecchi anni fa, che si chiama Storia degli Ebrei, di un autore appunto che pubblicò questo libro. Ormai saranno passati almeno 30 anni da quanto questo libro fu pubblicato. E quest'autore, che si chiama Saracino, se non sbaglio, dice appunto, tra le altre cose, che se il problema è la difendibilità delle frontiere di Israele, ebbene questa difendibilità, e lo dice appunto sul piano di un'analisi
di fatto era molto più facile e realizzabile quando ancora Israele non aveva occupato la Cisgiordania e Gaza, quindi prima del 1967. Sappiamo anche che la soluzione auspicata dalla comunità internazionale è quella dei due stati, per cui c'è uno stato che è quello di Israele nelle frontiere storiche precedenti al 1967. C'è uno Stato palestinese che dovrebbe sorgere, avrebbe dovuto sorgere sui territori della Cisgiordania e di Gaza. Sappiamo bene che questo non è avvenuto, sappiamo bene che l'attuale governo israeliano, ma anche quelli precedenti, almeno fino a che Rabin, che era un politico israeliano di grande peso, non fu assassinato da un estremista israeliano all'inizio degli anni 90, tutti questi governi israeliani rigettano in modo più o meno larvato, ma ormai del tutto aperto, la soluzione dei due stati. E quindi ci si chiede: ma che cosa dobbiamo fare con questa popolazione palestinese? La soluzione che danno questi governi israeliani appoggiati dai governi occidentali è quella dell'espulsione e anche dello sterminio della popolazione palestinese. Questo è quanto emerge dalla cronaca degli ultimi tempi. Sappiamo che l'attuale situazione è stata innescata dall'espulsione di residenti palestinesi di un quartiere di Gerusalemme che si chiama Sheikh Jarrah, che appunto sono stati espulsi da un giorno all'altro per far spazio a coloni israeliani. Ma questa è una situazione che non è nuova, ma che si riproduce quotidianamente da vari anni, appunto, nella Palestina occupata. C'è una costante espulsione di queste famiglie palestinesi, e che vengono appunto cacciate via in malo modo per far spazio ai coloni israeliani. Ora, la pretesa di Netanyahu, del governo israeliano, è che i palestinesi subiscano tutto questo senza reagire. Ovviamente è una pretesa ingenua, per così dire, pretesa che non fa i conti con la realtà dei fatti. Infatti la reazione ci sta, c'è stata sotto forma di resistenza anche non violenta, anche civile, ma si è avuta appunto anche una reazione di carattere differente che poi ha portato appunto ai bombardamenti indiscriminati su Gaza, agli oltre al momento attuale più o meno 300 morti palestinesi a Gaza, di cui una buona parte sono dei bambini. E quindi c'è questa insistenza assolutamente riprovevole da parte del governo israeliano sull'uso di mezzi militari per venire a capo del conflitto. Si rifiuta ogni via negoziale, si rifiuta da parte di Netanyahu anche il cessate il fuoco, quindi sospendere questi attacchi, questi bombardamenti criminali, nell'illusione di venire a capo militarmente di una situazione che militarmente non è risolvibile, perché è una situazione che vede contrapposte le istanze di un popolo intero a quelle di uno Stato che appunto è Israele, che lo vuole espellere dai luoghi dove vive ormai da tempo immemorabile. Quindi c'è questa pretesa di Netanyahu che peraltro, come sappiamo, è legata anche a fattori di carattere squisitamente politico interno, in quanto che Netanyahu è imputato in vari procedimenti da parte della magistratura israeliana per fatti di corruzione nei quali sarebbe implicato, quindi rilanciando la guerra contro i palestinesi. Netanyahu cinicamente calcola di poter essere appunto in qualche modo confermato alla guida del paese, allontanando quella che per lui è una prospettiva del tutto deprecabile, cioè quella di venire, una volta privato del potere politico, assoggettato al pari di qualsiasi altro cittadino di quel paese
alle norme penali e quindi alle procedure penali nelle quali è già imputato. Questo intreccio di fattori, diciamo così, di carattere storico e di carattere più contingente, più legato all'attualità anche politica e giudiziaria israeliana, è alla base dell'attuale massacro in atto a Gaza. Ma c'è un altro fattore che dobbiamo prendere in considerazione ed è la sconcertante passività di fronte a tutto ciò delle potenze occidentali, in particolare Stati Uniti e Unione Europea. Gli Stati Uniti, con il nuovo presidente Biden, che pure sembrava dovesse essere meno allineato ciecamente alle esigenze di Israele del suo predecessore, Trump, in realtà si è caratterizzata finora per una sostanziale riconferma dell'aiuto strategico degli Stati Uniti, che sono coloro che provvedono ad Israele i mezzi finanziari e quelli militari che gli consentono di sopravvivere. Ultimamente pare ci sia stata da parte di Biden una certa, diciamo così, resipiscenza che si è manifestata nella richiesta comunque a Netanyahu di interrompere i suoi attacchi, i suoi bombardamenti criminali su Gaza, e si dice che questa resipiscenza sia dovuta in buona misura alle pressioni che Biden riceve da parte dei settori ormai non indifferenti, se non addirittura predominanti, maggioritari nel suo partito, il Partito Democratico, che sono appunto i settori che, come Bernie Sanders, come Alejandra Ocasio-Cortez, chiedono giustamente che siano rispettati i diritti dei palestinesi. Peraltro negli Stati Uniti c'è una comunità palestinese inserita all'interno di una più ampia comunità araba, che ha oggi un peso sempre maggiore. Abbiamo visto le foto delle enormi manifestazioni che si sono svolte in varie città degli Stati Uniti e anche in Canada a favore della Palestina, mentre la comunità ebraica, che pure tradizionalmente ha un grosso peso nelle scelte degli Stati Uniti e in particolare del Partito Democratico, appare sempre più divisa al suo interno, in quanto che emergono all'interno del mondo ebraico statunitense con sempre maggior forza voci critiche, giustamente critiche, insomma, è un eufemismo, diciamo così, voci che rigettano completamente l'impostazione militarista e sterminista del governo Netanyahu. Quindi questo ha prodotto un certo effetto anche sulle posizioni di Biden, però non dobbiamo farci ovviamente nessuna illusione, in quanto che strategicamente gli Stati Uniti rimangono saldamente dietro le scelte, quali che esse siano, dei governi israeliani che si succedono. E quindi Netanyahu utilizza questa guerra per restare al potere, utilizza il sangue dei palestinesi e anche il sangue dei pochi israeliani che sono stati uccisi dai missili di Hamas per restare al potere. Questo va detto con molta nettezza. Ovviamente va condannato qualsiasi attacco contro le popolazioni civili, da qualunque parte esso provenga. La Corte Penale Internazionale ha iniziato da tempo un'indagine sui crimini commessi in Palestina, che si estende a tutti i crimini, da chiunque essi siano commessi, si tratti di Israele o si tratti di formazioni palestinesi. Però sul piano dei fatti è evidente che c'è una tale sproporzione fra i mezzi militari in campo che ogni 100 vittime civili palestinesi ce n'è una israeliana. Come scriveva sul manifesto qualche giorno fa il attore, artista ebreo Moni Ovadia, ovviamente tutte le vite umane sono dei beni di valore incommensurabili e quindi tutte le vite umane vanno tutelate, però non possiamo nasconderci il fatto che appunto c'è una sproporzione enorme anche nel numero
delle vittime, che sono oltre 300, quelle vittime palestinesi dei bombardamenti indiscriminati di Israele su Gaza, dei veri e propri crimini di guerra, dei crimini contro l'umanità, e bisogna augurarsi che la Corte Penale Internazionale sappia andare fino in fondo su questa indagine che ha aperto ormai e che ha riconfermato nei confronti dei responsabili di questi crimini, chiunque essi siano, che si tratti di israeliani, di responsabili politici e militari israeliani a partire di Netanyahu, o che si tratti di altri. Tutti questi crimini andranno valutati e andranno puniti, perché la giustizia internazionale, la giustizia penale internazionale, appare oggi una risorsa fondamentale da attivare per porre fine ai crimini. E quando parliamo di crimini, oggi parliamo anzitutto di crimini israeliani. Di fronte a tutto ciò notiamo, e questo è un altro fattore estremamente negativo, un atteggiamento di assoluta parzialità e mancanza della elementare deontologia professionale da parte dei mass media. In Italia questo fenomeno è particolarmente evidente. C'è una narrazione di quanto avviene attualmente in Palestina e Gaza, inclusa la violenza sessuale nei confronti di molte manifestanti. Ebbene, anche questo fenomeno di brutale repressione ha avuto un'eco minima da parte dei mass media italiani, che non ne hanno proprio parlato e continuano a non parlarne. Quindi abbiamo dei media pessimi in Italia, questo lo sapevamo, ma ce ne rendiamo conto ogni giorno con appunto molta amarezza, ma dobbiamo prenderne atto con un realismo. Il cittadino italiano medio oggi non può farsi un'idea corretta di quanto avviene nel mondo, l'informazione è del tutto distorta. Basti pensare al fatto che, come ho avuto modo di scrivere già in altre occasioni, proprio in uno dei giorni culminanti della rivolta del popolo colombiano contro le cosiddette riforme del governo Duque, che puntavano poi in sostanza a peggiorare ancora di più la situazione di questo popolo in termini di sfruttamento, in termini di incapacità di arrivare, diciamo così, di sopravvivere anche nel contesto determinato dalla pandemia Covid. Proprio in quei giorni Repubblica, che mi pare sia attualmente il principale o comunque uno dei principali giornali italiani, ha avuto la buona idea di intervistare la ministra degli esteri del governo Duque, la signora Claudia Blum, che ovviamente non ha parlato per nulla delle manifestazioni, ma ha ribadito, su preciso invito di uno dei giornalisti di Repubblica che la intervistava, il fatto che comunque la Colombia è il caposaldo dell'Occidente in quella regione. E quindi ancora una volta calcoli abbastanza meschini di carattere, fra virgolette, geopolitico hanno la meglio su quello che dovrebbe essere il dovere dei media di dire comunque le cose come stanno, per consentire a tutti quanti noi di farci un'idea di quello che succede nel mondo. D'altra parte, quello stesso giorno c'era un articolo a fianco di questa intervista alla signora Blum, di un giornalista reputato esperto di questioni latinoamericane, che si chiama Moises Naim, già ministro del Venezuela pre-chavista, quindi di molti anni fa, che praticamente evidenziava come attualmente in America Latina c'è di nuovo un pericolo di populismo. Ora, quello che loro, questi signori, chiamano populismo, in realtà non è altro che la volontà del popolo di tornare protagonista del proprio destino. Quindi questo pericolo c'è, secondo quanto diceva appunto questo signore, anche in Colombia. Perché secondo i sondaggi il candidato della sinistra, Petro, è in testa appunto nelle intenzioni di voto dei colombiani, e potrebbe addirittura verificarsi il pericolo, fra virgolette, secondo costoro, di un governo di sinistra, in Colombia. Così come del resto abbiamo avuto una
appunto, sorpresa molto positiva, in parte inaspettata, le ultime elezioni cilene di domenica scorsa, dove hanno prevalso nettamente i candidati legati alla sinistra, come la nuova sindaca di Santiago del Cile, una megalopoli immensa che sarà governata da una giovane sindaca comunista, Iraci Hasler. E in genere diciamo così che i candidati cosiddetti indipendenti, comunque legati alle istanze della rivolta popolare che anche in Cile va avanti ormai da oltre un anno e mezzo, hanno appunto, sono prevalso nelle elezioni e costituiranno la maggioranza dell'Assemblea Costituente, con la destra propriamente detta, dei due partiti pinochettista e semi-pinochettista, Rinnovazione Nazionale e Unione Democratica Indipendente, che non arrivano neanche al 20% dei seggi nell'Assemblea Costituente e quindi non potranno esercitare nessun potere di veto sulle scelte che questa Assemblea opererà per sottrarsi finalmente alla decennale ipoteca di Pinochet e del suo sanguinario golpe militare sui destini istituzionali, politici e sociali del Cile. Ma dobbiamo dire che anche la centrosinistra, quella che a volte si chiama sempre più impropriamente sinistra, anche in Italia, insomma, per dire una roba tipo Partito Democratico, insomma, che ormai di sinistra ha ben poco o quasi niente, sono stati abbastanza puniti, a mio parere, giustamente da parte degli elettori cileni, cioè coloro che hanno operato una sorta di compromesso storico con le istanze del pinochettismo per tentare in qualche modo di traghettare il Cile fuori dal periodo della dittatura, senza riuscirci, come dimostrano appunto le rivolte che in quel paese sono esplose a partire dall'ottobre del 2019. Quindi anche in Cile, per farla breve, si prospetta una situazione nuova, una situazione di forte emersione di istanze di rinnovamento politico e sociale, di sottrazione alle oligarchie dominanti dei poteri decisionali dei quali hanno finora impropriamente disposto e di riallineamento a un discorso di autonomia, di indipendenza su scala continentale, un discorso appunto che riprende quello che furono nell'Ottocento, all'inizio rispettivamente alla fine dell'Ottocento, gli ideali di Simón Bolívar e di José Martí. Da questo punto di vista, le elezioni in Cile sono state molto significative, così come lo saranno probabilmente quelle in Perù che si svolgeranno prossimamente e quando avranno luogo, se avranno luogo, le elezioni in Colombia. Come il governo Netanyahu contro i palestinesi, così questi governi oligarchici latinoamericani, parliamo di Duque, ma parliamo anche di Piñera, il Sebastián Piñera, il presidente cileno, parliamo anche del presidente brasiliano Bolsonaro, sul quale pure andrebbe fatto un discorso molto più approfondito e dettagliato, che purtroppo qui non abbiamo il tempo di fare. Sono politiche appunto che scelgono la repressione brutale nei confronti del popolo, nei confronti del popolo palestinese, nel caso di Netanyahu, nei confronti dei rispettivi popoli, nel